Salve a tutti ragazzi, sono Lorenzo e oggi siamo ritornati su Zombie. Ok ragazzi, l'ultima volta abbiamo dato il libro a questo qui e abbiamo scoperto che si stava trasformando in uno zombie. È una cosa crudele. Quale questo? Ah no, questo. Ok, vai raga, proviamoci, vai. Perfetto. Poi prendi la siringa e riempila con gli anticorpi estratti dalla ghiandola infetta. Ottieni, 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 ottieni. Oh mamma mia, quello sta diventando uno zombie, ragazzi. Si muore così. Io ora, che bello zaino che ho da femminuccio. La siringa sintetizzerà un virucida. Un veleno praticamente mortale. E basta, padre. La dose basta per un'iniezione. Ma puoi riempire la siringa da un altro soggetto. Ho bisogno di un favore. Quale favore? Studium contagione. Studio della contagione. Scritto. Come l'altra volta, questo qui ci vuole morto. Ma so di certo che Ron Friedman ne ha una copia nel suo appartamento di Brick Lane. Beh, credo, raga, che questo bug che c'è sempre, sto coso, ci serva tanto. Sta parte mi ha fatto ridere che ha detto. Oh, porca miseria, genio! Morici! Non lo so, raga, ne avevo uno dietro e non l'avevo neanche notato. Spero tanto che tu abbia munizione, che era dietro di me, minchia, un bengala. Trova lo stato in contagione, idea per il dottore, ok? Non so dove stiamo andando, perché stiamo seguendo sta freccia. E adesso dove vai? Vai in cerca di provviste e munizioni o cose? Da queste parti non troverai granché. Lo sai? Due cose. Ecco perché questo paese andrà in malora. La gente pensa a divertirsi invece che a prepararsi al peggio. Vero? Ci sono persone. Ma ci sono persone vive! Mi sorprende che ci siano dei sopravvissuti. Va bene che non tutti sapevano della profezia di te, ma come si fa a essere così ciechi pur avendo la fine del mondo davanti agli occhi? Porca miseria, non l'avevo notato! Spero tanto che tu ti divertirai dopo sti colpi che ti sto dando, guarda. Muori! Muori! E muori. Sono pronto. Porca miseria. Maledetto. Porca miseria. Porca miseria, devo scappare! Non so dove devo andare, dove devo andare, dove devo andare! Porca miseria! Maria ragazzi, sono un genio del crimine. Intanto io sto morendo lo stesso. Mi state facendo morire per di cazzo di discotecari che non so che cazzo stanno facendo lì. Porta chiusa, grazie. Porta chiusa. Allora che cazzo sono venuto a fare? Ah, vero. Non fatemi morire. Prova un modo per entrare nella stanza. Forse potresti calarti da quel buco nel soffitto. Pronto, tizio? O no? Due. Tre. Un altro colpo e t'ammazzo, eh. Dieci. Ancora. Bene, perfetto. Ok, raga, ho finalmente le munizioni. Cibo non ne ho, vaffanbagno, cibo non ne ho. Ok, di qui. Oddio, una... Madonna! Doppi danni. Oddio! Cristo santo. Ho appena capito dove sei. È l'appartamento di Ron Friedman. Lì dentro troverai solo un imbecille che ha distolto i corvi dalla verità. E quale? Se intendi entrare, fai attenzione. Quel bugiardo di Ron Friedman ti racconterà un sacco di stronzate. Non credergli, ti metterà nei guai. Sono morto! Sono in 20.000! Sono in 20.000! Sono in 20.000! No! Dio! Pronto? Cazzo!
Vaffanculo. Dai, ti prego, ti prego, ti prego. È stato fatto solo per farmi scantare. Che culo, che culo, che culo che ho avuto. Cazzo dici? Miseria, te e tua madre. L'appartamento di Ron è al piano di sopra. Dovrai passare attraverso un condotto dell'aria. Porca mi maledetto! Maledetto, 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 maledetto! Tu assomigli alla mia ex sopravvissuta, lo sai? Però devi morire perché tu sei morta, quindi devi morire. Quanti ce ne sono, porca miseria. E questo chi è? Sembra un cretino. Che è questa secondo me? Dai su zombie con me. Non sono più sopravvissuto, ormai sono l'unico sopravvissuto, porca miseria. Qui Prater, il segnale è debole, ti sto perdendo. Barricata sta parla qua. Sombra a tutti i corvi. Inedi 6, 18, ma che 19, cazzo è? 22 e 34 sono stati spazzati via dagli avvoltoi, la situazione è instabile. Non ci credo. Ron, rispondi, sono Sombra. Ron, tra meno di 12 ore ce ne andremo. Dimmi che c'è. Ron Friedman, se non la smetti di ignorarmi, giuro che... Rispondi, Ron! Ti prego! No, porca miseria, quanto odio le serrature! 1527, 1527, porca miseria! Sì! Procacciarti del cibo è una buona idea. Ma non lamentarti con me se ti viene male. Porca miseria! O peggio. Qui, Prepper, mi senti? La situazione sta precipitando. Trova la cucina e usa lo scarico dei rifiuti. È la via d'uscita. Tu eri uno dei corvi, bene, muori! Raga, sarà brutto. Grazie! Porca miseria! Ok ragazzi, credo che sia meglio finire il video di oggi qui. È stata una cosa... non ci ho capito niente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, vi invito a iscrivervi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!